Ciao a tutti, non vi voglio parlare di carte, ma se avessero girato House of Cards in Italia l'avrebbero chiamato sicuramente House of Three Cards. Guardate il trucco, tac, vola quella di sopra. Perché questa cosa? Perché in questi giorni stiamo vedendo dei giochi delle tre carte incredibili, uno dietro l'altro, da parte di tanti attori della politica. Il primo sicuramente Calenda, che non so se avete sentito la dichiarazione di qualche giorno fa. Io non darò indicazione di voto, non sposto i cittadini, anche perché chi sposti, che cosa spostate, non ne spostate voti dei cittadini. I cittadini si fanno un loro orientamento, non perché tu gli dici di andare a votare quello, sposti milioni di voti, punto primo. Però fai la dichiarazione, io non sposto, io non farò dichiarazione di voto, però dirò chi voto. E lo stesso Calenda poi va da Gualtieri, e Gualtieri, altro giocatore delle tre carte, un re del giochi delle tre carte, gli dice: sì, non ti preoccupare, dammi due voti, altro convinto, dammi due voti perché io così non metterò nessuno dei 5 Stelle in giunta. Stai tranquillo, dammi due voti, poi provo a parlare con Conte, anzi organizzo un incontro con Conte proprio prima dei ballottaggi. Chissà di cosa andrà a parlare con Conte. Sicuramente sta giocando su entrambi i tavoli. Altro grande giocatore, vabbè, di Salvini, cos'altro dire? No alla riforma del catasto, non vado in Consiglio dei Ministri, però è ancora lì al governo e questa riforma del catasto si farà. Draghi, il re del gioco delle tre carte, dice furbescamente che non verranno toccate le case degli italiani con la patrimoniale. Ma voglio vedere quella riforma del catasto, perché ormai lo dicono tutti, è chiaro, se le intenzioni della riforma sono quelle di aumentare i costi nei centri storici e modificare il calcolo da metri quadri, da vani a metri quadri, è chiaro che qualcuno pagherà di più, proprio sulla casa. Però tu hai utilizzato la parola patrimoniale, quindi pensi di aver preso in giro tutti. Politici che pensano che siamo delle pecore. Sul catasto, tra l'altro, è inutile che i parlamentari dicano e raccontino in giro in TV che sono pronti a modificare, a fare, a dire. Saranno i tecnici del ministero alla Monti che guardano solo ed esclusivamente i numeri e quindi porteranno una norma che creerà, come per la Fornero, cose simili agli esodati. Ci saranno persone che pagheranno sicuramente cifre enormi per situazioni che non meritano quel tipo di pagamento. Quindi non credete ai parlamentari che vi dicono che potranno fare le modifiche, miglioreranno, perché la delega è già stata scritta. Nella delega si mettono dei termini generali, poi i tecnici fanno i decreti legislativi e tra l'altro possono anche andare fuori dalla delega, perché se guardate l'articolo 1,3 potranno anche andare oltre, perché la norma dice: se ci sono modifiche che vanno oltre la delega, si passa dai parlamentari, si passa in Parlamento dalle commissioni, però se in 10 giorni non c'è risposta, si può andare avanti. E voi sapete come funziona il Parlamento e per quante volte si blocca. 10 giorni sono veramente pochi. Quindi non solo ora decideranno i tecnici cosa fare, ma in caso di modifiche che vanno oltre quello che hanno deciso i parlamentari, state tranquilli che riusciranno a portarle avanti perché ci saranno sicuramente problemi. L'altra cosa importante da dire sulla delega è che i decreti legislativi verranno fatti entro 18 mesi. Questo, insieme ad altre informazioni, ci fa capire che il Presidente della Repubblica sarà Mario Draghi e che questo governo andrà oltre la data di febbraio, votazione del Presidente della Repubblica. Quello di Mario Draghi è una cosa di cui anche io anni fa vi parlai. Un progetto che sembra molto simile a quello di Ciampi, che per me fu un colpo di Stato mascherato, perché ve lo potrei raccontare tranquillamente, mi servirebbe molto tempo e potrei tranquillamente presentare degli atti e dei momenti e delle norme che sono state fatte proprio in quell'occasione, che hanno permesso le privatizzazioni, le svendite delle nostre migliori aziende, le fusioni di numerose banche, che poi alla fine stanno arrivando a mangiarsi tutto in questo risico bancario, e i colpi finali sono Monte dei Paschi di Siena, che da anni il PD sta devastando, ma Letta vince le elezioni a Siena. Nonostante Siena abbia perso milioni e milioni di euro di soldi, magari anche gli stessi dipendenti che non lavorano più e non lavoreranno altri perché non verranno sostituiti da altri, anche quei redditi non ci sono più nel territorio, le filiali non ci sono più nel territorio, il contatto tra banca e impresa del territorio non c'è più, ma noi alla fine state tranquilli che il Presidente della Repubblica sarà Mario Draghi. Purtroppo tutte le forze, anche la Meloni, ha detto che voterà come Presidente della Repubblica Mario Draghi, quindi ormai sono arrivati tutti
tutti a dire la stessa cosa come con Monti. Nessuno lo voleva, addirittura Berlusconi, che è stato fatto cadere da Monti, poi ha votato Monti e le norme di Monti, tanto poi scarichiamo tutte le colpe a Monti appena finisce tutta la legislatura e dobbiamo andare alle elezioni. Torniamo tutti candidi e politici, candidiamo appunto, torniamo candidi, la colpa non è nostra ma è di Draghi, però ormai Draghi è Presidente della Repubblica, quindi ha finito tutto il suo piano e tutto il piano delle grandi elite internazionali.